Ciao a tutti e benvenuti a Toys and Fun, benvenuti a un nuovo video con Guru e di nuovo con la penna 3D che tra poco utilizzeremo nuovamente per un altro video. Oggi però abbiamo una condizione un po' diversa. Oggi abbiamo una Barbie e con questa penna 3D potremmo cambiare qualcosa nella nostra Barbie e il suo look. Vedete, allora abbiamo già cambiato i capelli, che ha delle mesh che stanno ovviamente super bene con questo outfit, che sono gli stessi colori, però non ci basta, vogliamo fare ancora qualcosa e quindi sì, lo faremo con questa penna 3D. L'abbiamo già utilizzata con un altro Playmobil video e ha funzionato molto bene, si vedeva che con questo si può cambiare qualcosa e ora lo proveremo con la nostra Barbie. E poi il rosa ovviamente andrà benissimo come colore, vedete che ne ha abbastanza addosso, e quindi con questo materiale rosa che infileremo nella nostra penna 3D potremmo fare qualcosa di molto molto carino. Qui potremmo fare altre mesh se funziona con la penna 3D, se sarà bello oppure se è una cosa che è meglio lasciare perdere. Ora lo proveremo e scopriremo come sarà la cosa, quindi allora incominciamo subito. Infiliamo il materiale nella penna. Ok, ci siamo. Allora, ora sì, sentite il rumore, dovrebbe tra poco iniziare. Sì, guardate che esce il materiale da sopra. Allora proviamo a metterlo sopra. Così, ecco la nostra prima mesh. No, non è male, sembra proprio come le vere mesh che abbiamo fatto. E allora continuiamo, siccome non è male. Facciamo una seconda. E poi sac, fino alla fine della lunghezza del capello. Ancora la terza. Un po' più dietro. Fino in fondo sempre. Ok, vediamo un po' da lontano. Sì, non si riconosce nemmeno se sia una vera o una fatta con la penna 3D. O sbaglio. Qui c'è un piccolo nodino che l'ho uscito un po' male, ma per il resto non è male, direi, no? Allora facciamo anche l'altro lato. Oh, ops, qua sopra non è molto carino, devo dire la verità. Non facciamo finta di niente. Ricominciamo di qua. Fino alla fine dei capelli. Fino a tutta la lunghezza. Ok, perfetto. E anche qui un'altra coccia rosa, una ciocca rosa tra quelle azzurre e bionde. Ma allora direi che non è male. Vediamo però il risultato finale. Qui abbiamo tre ciocche diverse fatte con la nostra penna 3D, ma non si nota la cosa. Insomma, non si nota che siano fatte con la penna 3D. Insomma, al tatto sì che si vede che non sono dei capelli normali, però altrimenti direi che il risultato è buono, no? Quindi diciamo che l'esperimento oggi ha funzionato bene, almeno perlomeno io penso che abbia funzionato bene. Però sono anche curiosa di sapere cosa ne pensate voi, se lo trovate buono, se pensate che sia meglio farlo normalmente, oppure se sia meglio farlo così piuttosto che normalmente. Se il video vi è piaciuto potete ovviamente lasciare un mi piace e potete guardarne anche altri e mi raccomando iscrivetevi al canale che è gratuito. Ho fatto anche altri video con il 3D, se volete che ne faccia ancora altri scrivetelo nei commenti, magari qualcosa che vi piacerebbe che io facessi. Quindi io sono Guru, questo è il nostro canale Gioca con me e ci vediamo poi alla prossima puntata, spero. Ciao ciao.